La mia prima domanda ovviamente è: che cos'è esattamente Winext? Ma allora, WeNext o YNext, poi dipende molto, è una società tutta italiana, nata da un gruppo di ricerca del Politecnico di Torino. Nel 2004 nacque questo gruppo di ricerca capitanato dal professor Angelo Raffaele Meo al Politecnico, con cui si voleva sviluppare una tecnologia software in grado di realizzare reti Wi-Fi completamente autoconfigurabili, completamente automatiche, che consentissero di realizzare reti anche molto estese nel più semplice modo possibile, nella maniera più economica possibile. Dopodiché nel 2007 è nata YNext, che è rimasta incubata all'interno dell'incubatore delle imprese innovative del Politecnico per 3 anni. Durante questo periodo abbiamo industrializzato i nostri prodotti, abbiamo realizzato gli apparati, i router, Wi-Fi, da quello più piccolino per la connessione in ambito domestico fino al nodo di rete molto grosso, che consente la copertura anche di aree di chilometri quadrati, no? E poi niente, la svolta alla scadenza dei 3 anni dell'incubazione, dove un po' una scena un po' alla piccola Silicon Valley italiana, se vogliamo, classica scena dove due persone si incontrano nel corridoio dell'incubatore, te lo presentano, e questo signore è un imprenditore da tanti anni torinese, che è al comando di un gruppo importante, un gruppo industriale e commerciale torinese. E dopo la domanda: ma con la vostra tecnologia possiamo metterla sui nostri pali della luce, alimentazione solare e portare internet dove vogliamo? La risposta è stata ovviamente sì, possiamo fare ben altro. Morale, dopo 3 mesi ci siamo ritrovati a far parte di questo gruppo Carpaneto Sati, che ci ha acquisito, poi fra l'altro credendo fortemente in questo progetto, e quindi oggi siamo una realtà sempre italiana, anche se presente in alcune altre parti del mondo, ancora a Torino, e siamo una realtà ormai, diciamo, non siamo più una startup, se vogliamo dirla così, siamo una seppur piccola azienda che fa cose abbastanza specializzate, ecco. Qual è la tecnologia che sta dietro? La tecnologia è una tecnologia, prima di tutto, una tecnologia basata su codice open source. Noi lavoriamo solo su codici standard aperti, non abbiamo mai voluto sviluppare protocolli nostri proprietari. E questo ci sta dando ragione adesso per tutta una serie di motivi. La tecnologia è una tecnologia software inizialmente, che appunto consente fondamentalmente di far sì che quando i nostri router si accendono banalmente in modalità mesh, si riconoscono fra di loro e automaticamente definiscono quelle che si chiamano rotte, il routing, praticamente le rotte dei dati all'interno della rete. Se uno di questi nodi si rompe, gli altri lo isolano e automaticamente ricreano la rete. Questo consente ovviamente delle reti decisamente performanti, decisamente anche più ampie, perché poi i rimbalzi possono essere non infiniti, ovviamente, però comunque possono essere un numero di rimbalzi anche abbastanza considerevole, per la copertura di piccoli paesi, per la copertura di anche aree esterne piuttosto estese. In realtà poi nel tempo ci siamo a nostra volta evoluti e abbiamo approcciato a tecnologie anche hardware, quindi oggi, e questo per noi è un motivo piuttosto di orgoglio, non solo la nostra è una tecnologia software, ma è anche una tecnologia hardware. Da qualche mese abbiamo cominciato anche a progettare le schede che utilizziamo, e vengono realizzate anche quelle in Italia. Quindi diciamo che l'ultimo scoglio, che era quella delle motherboard, che acquisiamo ancora in parte da un manifatturiere, classico manifatturiere estero di Singapore, del Far East. Adesso, da qualche mese, stiamo cominciando anche a disegnarle. Questo perché abbiamo bisogno di avere il controllo dell'hardware oltre che del software, perché stiamo cominciando a fare applicazioni dove il wifi non è più visto come un modo per collegarsi a internet, ma è visto come un modo per realizzare reti intelligenti in grado di interagire con l'ambiente attraverso dei sensori che sono integrati direttamente sul nodo di rete wifi. E questa è una tecnologia nostra piuttosto esclusiva,
che abbiamo lanciato a febbraio e devo dire sta avendo degli ottimi riscontri sia in Italia che all'estero. Dimmi, quali sono le potenziali applicazioni di questo tipo di tecnologia? Ma allora, diciamo, la tecnologia Wi-Fi Mesh che si chiama NAV, le applicazioni sono svariate, che vanno dal semplice hotspot Wi-Fi, se lo vogliamo chiamare semplice, fino a applicazioni anche di reti estese per copertura di paesi, per copertura di. Non so, dai porti ai capannoni, no? Quindi diciamo sono applicazioni nell'ambito della connettività Wi-Fi mesh. Diciamo, il vantaggio è quello di poter realizzare queste reti in modo molto semplice. Una delle ultime reti che un nostro system integrator ha realizzato, un nostro partner, perché noi poi lavoriamo attraverso system integrator sia in Italia che all'estero, per esempio l'ultima realizzazione molto importante è quella appunto del nuovo stadio privato della Juventus che è stato realizzato in collaborazione col System Integrator CBT e che usa la nostra tecnologia, quindi lo stadio della Juventus, il nuovo stadio privato è coperto appunto con la tecnologia WiNext. In quel caso è stata usata la tecnologia di connettività, quindi il NAV Sense, scusami, il NAV Wi-Fi Mesh Network. Per quello che invece riguarda le reti di sensori, le applicazioni sono veramente svariatissime, nel senso che noi facciamo applicazioni per esempio per il controllo energetico, cioè la possibilità di far girare su un'unica rete Wi-Fi, quindi con un unico investimento di rete Wi-Fi, di rete wireless, la possibilità di far girare su questa rete non solo la connettività, ma anche e soprattutto dati riguardanti l'ambiente, quindi che ne so, controllare gli accessi con i tag RFID, perché questi sono nodi che possono essere integrati a nodi RFID, a nodi Zigbee, a nodi Bluetooth, no? Quindi sono ormai non sono più dei nodi Wi-Fi per quello che ci riguarda, ma sono dei veri e propri hub Wi-Fi su cui poter andare a integrare altre tecnologie radio o dei sensori, quindi che ne so, se io voglio controllare con un badge RFID, io entro nel mio ufficio, mi autentico sulla mia scrivania con un badge RFID, il badge viene rilevato dalle reti Wi-Fi di WiNext e autonomamente decidono di accendere la luce mettendola all'intensità mia di preset e portare il condizionamento a 21 gradi, che è quello che a me piace fondamentalmente. Quando esco dall'azienda faccio il logout col mio badge e tutto viene spento, no? Quindi applicazioni di questo genere, ma anche molto più complesse, tipo il monitoraggio all'interno delle corsie di ospedale per monitorare i pazienti, in particolar modo magari i neonati, piuttosto che pazienti geriatrici, piuttosto che tutte quelle persone, che sono delicate, no? E quindi hanno bisogno magari di un maggior controllo per la loro salvaguardia. E quindi il monitoraggio, appunto, magari dei neonati all'interno di un reparto di ospedale in grado di monitorare i loro movimenti e verificare che non stiano facendo movimenti anomali, quindi che non si stiano muovendo accompagnati da persone che non devono essere presenti in quell'area o che non si stiano muovendo da soli, perché o è un miracolo che si muovono da soli o qualcuno non autorizzato li sta spostando. Quindi le applicazioni sono veramente svariate nell'ambito. Il passaggio è da una rete di connettività a banda larga, a una rete specializzata a banda larga, ultralarga, specializzata proprio nella gestione dei dati ambientali e di telemetria. Questo secondo noi è il futuro del Wi-Fi, perché comunque il Wi-Fi nell'ambito dello sviluppo delle prossime applicazioni, delle prossime reti a banda ultralarga tipo l'LTE, si dovrà per forza ritagliare una sua figura specializzata, no? Non potremo più concepire il Wi-Fi come lo concepiamo adesso. Non potrà più, cioè l'LTE in tutta probabilità da qui a 10 anni saranno la dorsale, no? Delle reti geografiche, non sarà più il Wi-Fi. Quindi continuare a concepire il Wi-Fi come quella tecnologia che ti consente di connetterti, secondo noi è estremamente limitante. È ormai superato, considerate le possibili applicazioni che appunto si possono implementare. È da considerare come l'elemento base, cioè noi in Italia stiamo vivendo una situazione un po' paradossale e anche abbastanza deformata, cioè nel senso che per
noi il wifi, allora, il wifi tieni conto che sta vivendo un momento molto positivo in Italia, in particolar modo, perché è alla ribalta, no? Cioè, io un po' ironicamente, questo è un periodo in cui io dico più wifi per tutti, no? Cioè, quindi, in cui purtroppo in un modo o nell'altro si usa il wifi come anche un argomento politico, no? Prima delle elezioni, no? Io do wifi a tutti i cittadini, no? Io lo do a più cittadini di te, cioè, quindi c'è tutto un po' questa cosa, no? In realtà questo rischia di banalizzare l'uso del wifi, quindi il wifi sicuramente è un metodo comodo, pratico per collegarsi a internet con gli hotspot, con tutto quello che si vuole. Ma concepirlo solo così è assolutamente limitante, perché vuol dire che appena arriverà un'altra tecnologia più performante del Wi-Fi, meno cara del Wi-Fi, ucciderà il Wi-Fi. E quindi sarà l'ennesima vittima di un marketing che spesso viene applicato alla tecnologia per costruire degli hype di mercato che servono al mercato ma uccidono le tecnologie. Ne abbiamo tanti di casi così. Abbiamo il WAP, abbiamo il WiMAX, abbiamo lo stesso UMTS, no? Che quando fu presentato ci dissero: vabbè, ma cosa sviluppate a fare il Wi-Fi? Tanto con l'UMTS siete finiti, il Wi-Fi è morto con l'UMTS. In realtà non è mai successo questo. In realtà l'UMTS ci ha messo molti più anni di quello che doveva metterci per svilupparsi, semplicemente perché sono state fatte delle promesse a un mercato che non potevano essere mantenute. E adesso siamo in grado di fare con l'UMTS quello che abbiamo promesso 10 anni fa. Ultima domanda, riguarda la copertura. Sì. Mi interessa sapere, quale può essere appunto la copertura possibile di Wi o WiNext sul territorio italiano. Ma allora, tu tieni conto che noi siamo un vendor, quindi siamo un vendor a tutti gli effetti, come lo può essere ovviamente nel nostro piccolo, nel nostro umile Cisco, piuttosto che Aruba, piuttosto che Rucus. Quindi noi non abbiamo reti di connettività nostre. Cosa succede? Noi vendiamo la nostra tecnologia ai system integrator, ai distributori. Noi siamo intermediati sul mercato dai distributori e dal system integrator, che usano la nostra tecnologia per realizzare reti, no? Le reti realizzate fino ad oggi vanno da, fammi dire, il piccolo ufficio veramente, ai centri commerciali, ce ne sono un po', che usano la nostra tecnologia per dare connettività ai propri clienti, ma in realtà anche per fare delle attività interne, tipo logistica, rilevamento dei prezzi, cose del genere, fino a reti molto vaste di interi paesi coperti con la nostra tecnologia, che vengono progettate e realizzate dai nostri sistemi integrator, da chi ha deciso di lavorare con WiNext. Quello che noi forniamo è la tecnologia, ma soprattutto quello che ci sta distinguendo è la possibilità di creare progetti importanti tailor-made, quindi essendo nostra la tecnologia, siamo in grado di customizzare la nostra tecnologia in base a specifici requirement di progetti che ovviamente devono avere una certa dimensione, ma siamo in grado di dare questo tipo di servizio molto customizzato, cosa che probabilmente il tailor-made, i grandi vendor non sono in grado di fare. Quindi se c'è Noi lavoriamo con le telco, lavoriamo con i sistemi integrator, lavoriamo con i comuni, ma sempre comunque intermediati da sistemi integrator che sono società specializzate nel creare reti. Ecco, quindi questo è noi a cui forniamo sia la tecnologia, ma soprattutto anche molto spesso la consulenza per lo sviluppo, la strategia di sviluppo della rete che stanno realizzando. Ultimissima domanda, qualche anticipazione rispetto a quelle che possono essere le evoluzioni? Sì, le evoluzioni, allora, dal punto di vista tecnologico saranno quasi tutte mirate proprio alle reti dei sensori, quindi stiamo già sviluppando anche con alcuni gruppi di ricerca in giro per l'Italia integrazioni su tecnologie nuove tipo l'NFC per i pagamenti, i micropagamenti sui telefoni cellulari veicolabili attraverso il Wi-Fi. Stiamo lavorando sulla possibilità di fare roaming fra il 3G e il Wi-Fi, quindi quando io sono un cliente, se io sono un cliente di un operatore sia fisso che mobile, ho il mio abbonamento di rete fissa a casa, quando mi presento davanti a un hotspot del mio operatore, il mio smartphone viene riconosciuto dall'hotspot e switcha automaticamente la connessione da 3G a Wi-Fi.
Quindi fai il roaming in automatico e questo è utile a tutti, è utile al consumatore, è utile all'operatore per gestire i carichi, no, di pesi. Perché oggi ovviamente le reti 3G cominciano a fare un po' di fatica a sostenere questo. Dal punto di vista invece di sviluppo dell'azienda, stiamo adesso cominciando a guardare in modo molto importante all'estero. Quindi sviluppo negli Stati Uniti per la parte sensori, quindi per le reti di sensori, che è un argomento molto nuovo anche per gli Stati Uniti. E Middle East, quindi questi sono i nostri due obiettivi dal punto di vista commerciale, tenendo comunque sempre la volontà di tenere la tecnologia, il cuore tecnologico in Italia, così come hanno fatto anche altri miei colleghi con altre società che hanno realizzato che il cuore tecnologico in Italia e poi diciamo lo sguardo invece poi è a tutto il resto del mondo, ecco. Nicola, ti ringrazio infinitamente per il tuo tempo No, e figurati. di essere stato qui con noi oggi e aspettiamo ovviamente di vedere quali saranno le novità. Ti ringrazio molto, ringrazio te per il tempo e per questa intervista. Figurati, a presto. Grazie, ciao, grazie. Ciao.